Vai. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova intervista di Flystore.it. Oggi ho il piacere di intervistare una vecchia conoscenza di Flystore, che è Alessandro Cividini, che ci racconterà la sua esperienza di pesca con la mosca in Kamchatka. Confesso che io, oltre a conoscere il gioco del risico e sapere più o meno dove si trova la Kamchatka, altro non so su questo paese, ma abbiamo qua Alessandro che ci spiegherà tutto. Ciao Alessandro, se vuoi raccontarci due cose su di te, giusto per introdurti. Innanzitutto ciao a tutti, niente, io sono un appassionato pescatore, pratico un po' tutte le tecniche, la mosca sicuramente in primis, quindi insomma mi appassiona in questa fase della mia vita cercare nuove sfide, nuovi orizzonti, quindi ho iniziato un po' a interessarmi ad acque straniere, diciamo, dopo Certo. aver un po' girato l'Italia, un po' l'Europa, anche se insomma, sicuramente ci sono persone che hanno girato più di me e sono più esperte di me, però insomma, nel mio piccolo, in Svezia, in Norvegia, in Certo, Irlanda, in certo. Slovenia, E come mai hai così. pensato di andare a pescare in Kamchatka, Alessandro? Ma io ho iniziato, cioè così l'idea è nata per caso, nel senso che ho visto un video su internet, un documentario sulla pesca, inizialmente era uno speciale sulla pesca alle stilette. E insomma, confesso che ho dovuto andare su Google Maps a vedere veramente dove si trovava la Kamchatka, perché la conoscevo per il risico, ma poi effettivamente non sapevo dove si trovava. E niente, quindi ho cominciato a informarmi, ho visto un altro speciale che era più specifico sulla pesca al salmone, e niente, insomma, mi sono appassionato a questa terra, ho letto un po' di storia, insomma, Ok, e, cioè ci sono dei pesci particolari da pescare in Kamchatka? Sì, allora, ci sono tutti i pesci che si trovano nella parte pacifica dell'Alaska, quindi e del Canada, quindi salmoni, tutte le specie di salmoni, del Pacifico ovviamente, Dolly Varden, salmerini artici, quindi Arctic Char, e in più c'è il cungia. È questo salmerino che deriva dalla, diciamo, della, non vorrei dire un'eresia, ma è della stessa specie del Taimen, è anche simile come conformazione. E questo, diciamo, salmerino è specifico della Kamchatka e di altre zone limitrofe, ma è abbastanza concentrato. Come distribuzione ha dei particolari punti bianchi, infatti per questo viene chiamato white spot, perché è Quindi proprio una livrea. fondamentalmente c'è tutto, perché ci sono le trote, i salmoni. Sono le trote, poi ci sono le rainbow, ecco, di fario non ce ne sono, sempre che io sappia, nel senso io non sono un esperto pescatore della. Diciamo, dove sei Una stato volta quindi mi tu? sono informato, ma non ho diciamo, la conoscenza di tutta la Kamchatka, perché poi il molto alto. Dove sono stato io, il fiume ospitava appunto solo le rainbow e salmerini artici, come ho detto prima, non c'erano i temoli, però so che in altri fiumi si trovano anche i temoli, però dove eravamo, diciamo, il più che avevamo passato noi non aveva la presenza di. Certo. E per andare in Kamchatka, diciamo, è un investimento monetario esagerato,
abbordabile o impossibile? Ho dalle città, diciamo che in conclusione non si spende di più che andare a fare un viaggio in Alaska, ecco. Più o meno le cifre sono quelle. Quello che poi si paga di più è un po' magari il fatto che i costi veramente selvaggi, non è di facile accesso. Ok. Fiume anche stesso ha accesso molto limitato, nel senso che è lungo più di 200 km, il fiume si pesca solo E come in si chiama questo 30. fiume? Liticia. Ora non so se lo pronuncio in modo corretto, ma noi l'abbiamo sempre chiamato Icia o Ica. Beh, Questo se, non essendo tu l'esperto lo della so. Kamchatka, I ci credo. locali lo chiamavano Icia, Ok. poi la pronuncia non so se è quella giusta, Certo. però Quindi sei andato a è pescare solo su questo fiume. Che sì, vabbè, però perché 200 km è bello lungo, diciamo. sì, noi abbiamo pescato solo una trentina di chilometri, poi il resto è ancora tutto da esplorare, tutto da, insomma, da vedere. Certo, mi sembrava di Come capire, dicevo, allora, il fatto che sia così tanto. sembrava di capire, Alessandro, secondo il tuo articolo che hai scritto per il nostro Sì. blog, che sia la Kamchatka sia un posto estremamente selvaggio. Sì, diciamo che la sua peculiarità e la sua bellezza è anche quello, il fatto che non ci sono fessi e non ci sono strutture anche per poi soggiornare, E dormire. voi dove dormivate? Noi dormivamo in un accampamento, c'è un piccolo lodge, insomma il comfort non erano di un hotel a 5 stelle, ecco, però bene o male c'era tutto, quindi c'era Ok. acqua calda, insomma tutto quello che doveva essere, ecco, il riscaldamento era con le stufe, chiaramente, però insomma ci E tu in riusciva a che periodo sei dare. stato? Scusami? In che periodo sei andato? Allora, no, poi siamo andati a fine agosto, dal 26 al 6, mi sembra di ricordare, settembre. E Quindi, comunque faceva freddo. ma le temperature di notte, chiaramente, un po' la temperatura scendeva, ma nel senso non era freddo. Però, chiaramente, dopo una giornata sul fiume, tornare e avere una stanza calda, chiaramente Sì, faceva certo. piacere. Quindi, insomma, per ritornare alla tua domanda, il lodge, insomma, questa struttura era molto spartana, ecco, però insomma si provava tutto, Va ecco, bene, allora cioè non dopo mancava niente. certo, dopo questa tua introduzione, magari raccontaci qualcosa per chi volesse intraprendere un viaggio in Kamchatka, non so, dei consigli per l'organizzazione, cosa portare e quant'altro, così chi Ma ascolta questa intervista riceve qualcosa allora di io utile. consiglio a tutti, nel senso di affidarsi a un'organizzazione abbastanza seria e consolidata. Io sono andato con Giorgio Cavatorti, che lui ha una Un'agenzia. società, diciamo, di tour operator, H2O. Si chiama, e insomma lui ha un'esperienza che permette di affrontare il viaggio in tutta sicurezza. Sconsiglierei di affidarsi a delle organizzazioni russe, perché hanno dei prezzi così,
chiaramente io ho rispetto a quello che può offrire un tuo rappresentante italiano, hanno altri standard di qualità rispetto a loro, quindi potrebbero esserci dei problemi, loro hanno delle, insomma, delle tempistiche diverse dalle nostre, quindi prendono tutto molto alla leggera, l'organizzazione logistica viene fatta un po' in modo approssimativo, quindi io quello che consiglio di rivolgersi a un operator italiano oppure insomma che abbia degli Certo. standard più vicini ai nostri, ecco. E a livello di Per quanto attrezzatura? riguarda poi per quanto riguarda l'attrezzatura, io ho portato una canna quota 7, io non scenderei una mela dalle esperienze che ho avuto, poi voglio chiaramente insegnare nulla a nessuno, ognuno è libero di pescare come meglio crede. Essendo comunque pesci abbastanza di mole, potendo non scendere sotto una coda 6. Io ho portato una 7, ecco, e Taira in un certo senso sottodimensionata. La usavo per pescare anche la pagalla, così le trote, i salmerini. Per i salmoni ho usato una 9 piedi di coda 8 e una 9 piedi di coda 9, che diciamo erano permettevano di portare il pesce quando Comunque, doveva dalle essere portato. foto che ci hai mandato sembra che tu abbia preso dei pesci abbastanza tosti. Adesso non so quanto pesassero, quanto fossero grandi, ma. Sì, no, beh, poi le fotografie, come sai, vengono fatte in modo tale da far sembrare un pesce più insomma, sì, sono sicuramente dei bei pesci, degli ottimi pesci, esattamente il chilo, quanti Beh, chili ho sono, visto per non esempio che posso dire, più o sembrava meno, un salmone. approssimativamente sui 6-7 kg, magari qualcuno 8 kg, Vabbè, più o comunque meno quel range lì, ecco. 8 kg di salmone, insomma, non è semplice salparlo. Sì, no, chiaramente sono super divertenti e super sportivi. Ce ne sono anche di più grossi, poi lì sta la bravura del pescatore Cioè, ce ne saranno nell'identificare. anche di più piccoli. Sì, no, beh, ci sono un po' di tutte le taglie. Certo. La taglia media, diciamo, dei silver era abbastanza grossa, quindi insomma, un silver di 7 kg è un bel Quindi piatto. mi sembra di capire che si può decidere se o pescare trote e salmerini. Oppure pescare salmoni, corretto? Sì. O stiled, tutto nello stesso fiume? Sì, allora, l'unica, ma nello stesso fiume e anche nella stessa buca, praticamente, nella stessa pool, perché dove ci sono appunto i salmerini ci sono anche le trote e ci sono i salmoni. L'unica cosa che non c'è sono le stilette, che risalgono più in avanti, per quando verso fine settembre, ottobre, infatti. Ok. È una pesca che mi affascina molto, però la zona è veramente dura da fare perché si rischia poi andando avanti con la stagione di trovare veramente dei freddi insomma, importanti. Quindi la pesca della stiletta è veramente una pesca dura, con dei molti rischi in base appunto alle temperature, infatti io avevo intenzione di andare a pescare anche le stilette, ma tutti me l'hanno sconsigliato perché mi hanno detto è meglio andare in British Columbia che è più diciamo, sicurezza di trovare le condizioni accettabili. Certo. E a livello invece di mosche, c'è cioè qualche consiglio che vuoi dare a chi
vuole affrontare un viaggio del Ma genere. Mosche, io guardo, ho qua dei campioni, non so se si vedono, provo a farteli vedere. Sì, e questo è per i salmoni. Sì, questi sono per i salmoni, Tu ti sono diletti degli ancora? streamer. Ah, bello. Questi sono fatti con i tubi? No? No, Ah, questi sono. sono, penso che li chiamino intruder, giusto? Cioè, praticamente viene montata la mosca su un amo, Sì. dopodiché viene legato questo pezzettino di Filo d'acciaio tipo. filo d'acciaio, Acron, in base a che ho usato filo d'acciaio, così sono andato tranquillo, dopodiché l'amo viene tagliato, quindi la forma dell'amo viene Ok. tagliata È un extension e praticamente poi praticamente. lì si può cambiare l'anno, se si vuole, se si nomina, eccetera. Certo. Questo è un po' più grosso, ma il concetto, insomma, non so se si Si vede vede, il benissimo, si concetto è vede. questo qui. Belli, quindi sono mosche belle importanti da Sì. utilizzare pescando tipo a streamer, immagino. Sì, si pesca praticamente a streamer, ecco. Il fiume si presta benissimo a pescare ad una mano. C'è chi ha utilizzato anche la canna a due mani. Io non avevo mai pescato a due mani, ho provato una giornata e insomma rende anche quello divertente, ecco, sicuramente meno faticosa, ecco, magari. Sì, ma è un po' più affascinante perché sì, non lo so, per me comunque si può pensare benissimo anche a una mano, senza Ma problemi. mediamente quanto è largo il fiume? Ma il fiume più o meno è largo una quarantina di metri, ecco, poi chiaramente si allarga, si stringe, però mediamente, ecco. Una cinquantina di meno, forse anche i punti tra i 30 e i 50 meno, più o meno. Va bene. Alessandro, volevi aggiungere qualcosa rispetto a questa intervista sulla pesca in Kamchatka? Perché io credo di averti fatto tutte le Ma domande. no, insomma, quello che posso consigliare è di andare, ecco, la paura, diciamo, l'unica paura che ho avuto nel venire via dalla campata è stata quella di non poterla più ritrovare così selvaggia, perché si cominciavano a vedere fermento a livello infrastrutturale soprattutto, quindi stavano costruendo gli autostrade. Questa è l'impressione che ho avuto, quindi veramente mi auguro che questi posti rimangano ancora così selvaggi e un po' accessibili, perché il fiume è veramente l'impressione proprio che è un fiume verde, quindi è un fiume dove tutte le cose sono al posto dove dovrebbero essere. Capito. Veramente tutta la vita, cioè per noi abituati a mangiare a fiumi in Italia, in Europa, in generale, poveri, ecco lì si ha proprio la sensazione che la ricchezza di anche di avannotti, di insetti, insomma. Molto, molto naturale. Va bene, Alessandro, ti ringrazio per questa intervista e il tempo che ci hai dedicato. Niente, ti saluto e per Grazie, quanto. grazie a voi. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno che insomma, vuole intraprendere questo Vabbè, poi nel caso viaggio. qualcuno avesse delle domande, può scrivere qua sotto o sul blog di Fly Store. Insomma, saremo felici di rispondere a qualche curiosità. Grazie mille allora e alla prossima Alessandro. Ciao, 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 ciao. grazie mille.